Bentornati in diretta con questa puntata di Microfoni Aperti, dedicata insomma a quello che è il mondo virtuale di Sardegna Second Life, appunto la community virtuale sarda creata dai fratelli Marco e Mario Pireddu, qui con me in studio stasera Marco, e Luca Parodi, figlio di Andrea Parodi e tour manager dell'azienda che appunto ci ha anticipato quelle che saranno un po' le tappe del prossimo tour che partirà il 21 aprile. E che è qui non casualmente, ma proprio per i rapporti che stanno nascendo appunto con Sardinia Second Life. Prima della pubblicità facciamo riferimento a quella che è la finalità con cui nasce Sardinia in Second Life, ovvero quella di promuovere, perché proprio di vera e propria promozione si tratta, la cultura sarda e l'isola in generale, con tutte le sue tradizioni, usanze, costumi, territorio nel mondo. Certo, Nel quello. mondo, ovviamente nel nostro paese, ma proprio nel mondo e non per modo di dire. No, no, diciamolo, la nostra isola virtuale è frequentata qui da persone che vengono da ogni parte del pianeta. Lo diciamo, noi abbiamo anche amici che si collegano ogni giorno con noi dal Io Messico. tra l'altro, scusami, ti Sì, devo prego. vorrei dare un po' di dati. 1200 persone iscritte, con 10.000 contatti al mese. Nei primi 3 anni di vita, direi che Sì, già come numeri ci potete siamo, ci essere siamo. più che soddisfatti Sì. e per quanto i numeri spesso possano essere trascurabili, in questo caso invece sono proprio testimonianza di quella che è la frequentazione. Una comunità forte, devo dire, non di soli sardi. Cioè da noi persone provenienti da ogni parte del pianeta scelgono di stare nella nostra isola virtuale per il clima che si è creato di cultura, ma anche di amicizia, perché poi frequentandosi ogni giorno, parlandosi o chattando o con il microfono in cuffia, alla fine si diventa amici. Sembra strano per chi non lo vive, però è così. Quando tu parli con una persona ogni giorno, anche vedendo il suo avatar, alla fine ci diventi amico, sai dove abita, sai cosa fa. Fra Certo. l'altro, così specifico una cosa, molto spesso viene detta ed è sbagliata, il fatto che uno si possa allenare su Second Life. Non è assolutamente vero, perché io ho conosciuto tantissime persone in tutta l'isola, le ho conosciute personalmente, ogni volta che vado sono cene, spuntini, quindi è anche un bel mezzo davvero di non solo di comunicazione, ma anche per conoscerci, di socializzazione, è Questo va sottolineato potentissimo. perché a differenza di altri fenomeni legati al mondo virtuale e alla rete, per i quali magari l'alienazione è possibile o anche insomma, abbastanza frequente, Sardinia Second Life, anche per il tipo di impostazione che avete scelto di dare, per il Sì. fatto che uno entra, sapendo cosa troverà e anche trovando l'occasione di poter parlare di cultura nel senso più ampio del termine, quindi di mostre, di musica. Insomma, è veramente un'occasione di Sì. scambio, di chiacchierata e quindi, come dici tu, anche il passaggio che precede poi la conoscenza, che poi può diventare conoscenza reale. Sì. Perché no? Poi diciamo anche la verità che ci sono anche diverse land, dette land, quindi isole di Second Life, dove insomma si fa di tutto. C'è il posto dove magari è ricostruita solo la città, c'è un'isola dove magari c'è una discoteca, sembra strano dirlo, ma si fa traffico, fra virgolette, si dice, di persone, cioè si fa in modo che l'isola sia popolata mettendo musica particolare, cliccando su delle cose in particolare, l'avatar si anima, balla, ma è sempre un modo per conoscerci. Noi invece abbiamo voluto puntare soprattutto sull'aspetto culturale, facendo conoscere appunto le nostre risorse umane, i nostri artisti, i nostri scrittori, i nostri giornalisti, i nostri musicisti, organizzando io stesso all'interno dell'isola con altri visite virtuali ai nostri monumenti. Quindi portare una persona all'interno del Pozzo di Santa Cristina, spiegargli perché il giorno del solstizio la luce del sole entra dalle scalinate che ti porta dentro il pozzo, e quindi spiegare che era un calendario perfetto e che quindi i nostri avi Certo. conoscevano benissimo le stelle, insomma. Persone che poi magari verranno davvero in Sardegna, Sono andranno venute, realmente, certo. molte persone sono venute, persone collegate dal Messico, quindi 6 ore di distanza rispetto a noi, loro sono di giorno, noi siamo di notte. Però la domanda, che a questo punto sorge è perché questa necessità di promuovere proprio la tua terra, la nostra terra, attraverso questo strumento? Passione e amore per la nostra terra. Siamo convinti, convintissimi che la nostra isola, che la nostra terra ha tutte le risorse per poter anche, insomma, esprimerci anche nel mondo lavorativo in maniera migliore di ora. Purtroppo ci rendiamo anche conto che forse anche per scelte politiche o per la crisi in generale vengono fatti dei tagli dal punto di vista culturale.
tant'è che anche, devo dire questo con dispiacere, ma ho sempre una speranza per il futuro, che insomma la regione o per un motivo o per l'altro non è ancora entrata in Sardegna secolare, mentre per esempio la regione toscana ha costruito lei, ha acquistato e ha costruito la Toscana su Second Life. Quindi proprio due modi diversi forse di noi anche di vorremmo di proporre qua l'idea. Facciamo un lancio alla regione, il fatto di entrare con noi anche per aprire non solo una sorta di ufficio virtuale dove una persona potrebbe avere tutti i dati, i riferimenti, collegarsi ai siti della regione così, ma anche proprio per avere una collaborazione attiva, una promozione maggiore, certo, della Sardegna, che ho visto che negli ultimi anni per fortuna sta muovendo molto bene su internet, perché ormai è il canale, certo, principale che... Ti interrompo, sì, continuiamo a parlarne subito dopo questa telefonata che dovremo avere in linea. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera, salve, sono Francesca. Senta, io innanzitutto complimenti ai vostri ospiti. Sto chiamando per fare una domanda al figlio di Andrea Parodi. Sì, posso chiederle, signore, di alzare un po' la voce per cortesia? Sì. Ecco, volevo chiedere, visto comunque l'esperienza che tu hai avuto anche insomma, per via del mestiere di tuo padre, del suo grande talento, volevo sapere come è cambiata la musica sarda rispetto insomma da allora fino ad oggi, se è cambiata? Beh, sicuramente. Sì. Grazie per essere intervenuta, signora. Buona serata. Come è cambiata la musica sarda per quella che è la tua esperienza personale? Ma allora... È cambiata non innanzitutto? Credo anzitutto di stradire, se comincio proprio parlando di lui, nel senso che ritengo che lui sia stato sicuramente uno di quelli che hanno contribuito a un cambiamento notevole. a dare un cambiamento notevole. Noto ultimamente con molto piacere che sta cambiando soprattutto dal punto di vista culturale la musica sarda. Cioè... si è rimasti secondo me per molto tempo fermi su quella che era la musica tradizionale. Ora Ita Zend e poi tanti altri che sono arrivati dopo di loro sono riusciti a spostare queste nostre tradizioni sul moderno, sulla musica più pop, anche sulle contaminazioni, esatto, con delle contaminazioni comunque sempre di stampo popolare, cioè i grossi fenomeni fino a un po' di anni fa, a mio avviso, erano più in questo senso. Trovo invece un bello sviluppo ultimamente nell'avvicinamento alla musica jazz, a musiche più colte. E tra l'altro credo che in questo momento la Sardegna sia una delle regioni in Italia più vive in questo senso. Abbiamo una quantità incredibile di scuole di musica, conservatori che si specializzano in corsi di questo tipo, festival a non finire. Abbiamo una qualità veramente che tante altre regioni d'Italia ci invidiano in questo senso.